Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io farò questo video sia, vabbè, per il mio canale YouTube, sia per il mio gruppo Facebook, che vi consiglio di seguire. Ma metterò i link qui sotto, o i nomi qui sotto nell'info box di due gruppi di cui io faccio parte e sono moderatrice. Uno si chiama I Nendorini e quell'altro si chiama Sugar Cups e Miniature. Ok? Quindi se siete interessati, se avete foto da condividere di Nendoroid o di Sugar Cups, che sono altri tipi di bambole, mi sembra che ho fatto qualche review in qualche mio video. Iscrivetevi a questi due canali Facebook, ok? Allora, news, no, news. nuovi arrivi di ieri. Mi sono arrivati, diciamo, vabbè, a parte questo che l'ho aperto ieri, ma vabbè, mi sono arrivati questi tre personaggi di un anime che forse probabilmente alcuni di voi conosceranno, altri no. Io devo ancora finire di guardare. Si chiama Hetalia, dove ci sono appunto tutta una serie di personaggi ispirati ai vari stati, diciamo, del mondo, da tipo già, se io ciò qui già, Giappone, Germania e ovviamente Italia, che era quello che cercavo di più di questi personaggi. E difatti è quello che si fa una fatica bestia a trovare. Soprattutto a prezzi umani, perché costano veramente l'ira di Dio sti Nendoroid. Beh, a parte alcuni, ma vabbè. Tipo, per esempio, un po' di tempo fa ho trovato su Mandarake, che è un sito, diciamo, una catena di negozi di usato, ho trovato Giappone, la prima versione. Ovviamente c'è la sua faccina, te vi faccio vedere. Questo era il suo plate, ma lui ne ha, la prima versione ha solo un plate, mentre la seconda versione, che potete vedere qui, poi ve la faccio vedere meglio, ne ha due di plate. Comunque, questa è troppo carina. E lui arriva con i suoi accessori, ovviamente, che sono la spadina, c'ha la spadina, poi c'ha, ecco, scusate. C'ha il gattino, ce l'ha anche quell'altro gattino, però vabbè, lui ce l'ha così. È troppo carino questo gattino, pelosino. E poi c'aveva come optional di manine. Ah, c'aveva. Dove l'ho messo? Scusate perché ho fatto un po' di ordine. Ah, qua. Lui arriva anche con il pezzettino, vedete? Il pezzo di busto, dove appunto sta seduto alla tipica maniera giapponese. E poi adesso sto cercando perché ho messo le mani e le braccine di tutte le Nendoroid in un scomparto tutti insieme, quindi adesso andrò a cercare, divento pazza. Però sì, c'ha le sue varie, vedete, c'ha le varie braccine piegate, eccetera. Avevo fatto una specie di short video qua su YouTube, andate a cercarlo. E poi aspettate un attimo che lo recupero. C'ha anche, vabbè, c'ha, vabbè, adesso non riesco a tirarle fuori, vabbè, non riesco a tirarle fuori, c'è troppo casino. Andate a cercare il video. Comunque, questa è la prima versione con la divisa bianca e lui è troppo 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 carino, pucciosissimo. E adesso quindi apriremo insieme anche quell'altro. E poi, oltre a quelli, mi è arrivato anche questo che sarebbe, oddio, non so se è proprio un Nendoroid, sinceramente, perché non muove niente nelle manine, nelle gambine, solo la testa, gira e basta. C'è stato un piccolo incidente però stamattina. Ovvero, praticamente, mentre stavo sistemando, perché ha una testa molto pesante, però vedete che carino, c'ha il suo cappellino, poi i tagli a forte perché c'ha il ciuffetto qui, fatto così. Comunque questa era la faccina sorridente, poi
c'è il suo cappellino ovviamente, e questo è il suo colpicino, c'è il libro, aspettate che faccio vedere più da vicino, c'è il suo librino qua, tutto così, però come potete vedere non muove né le braccia e né le gambe, solo la testa. Problema: stamattina nel posizionarlo sopra lo stand mi si è letteralmente, oddio, spezzato il cioè mi è rimasta in mano la testa. Ora io devo trovare la maniera o trovare comunque un perno sostitutivo, non so dove poterlo trovare, adesso andrò a cercare per i negozi, ma dettagli, purtroppo succedono, perché ha una testa, vi faccio vedere, ha una testa pesantissima, cioè guardate che perno che gli hanno fatto, cioè, ditemi voi se è possibile che una cosa così sottile possa reggere una testa così pesante, cioè logicamente si spezza comunque. Questa invece è il plate, quello dove piange, è troppo carino. E le manine ovviamente non si muovono, non si muove niente, solo la testa. Anche lui praticamente, come lo è Nendoroid, anche questi si possono cambiare, ma non sono compatibili con nessun tipo di Nendoroid. E quindi non so l'utilità di poterle smontare, ma vabbè, comunque sono molto molto carini. Adesso vedrò di riparare quell'altro, non è un problema, io riparo qualsiasi cosa, raga, cioè riparo tutto, quindi cosa da poco, il perno si può sostituire. Comunque andiamo avanti, aspetta che sposto un po' di roba. Spostiamo anche la scatola a questo punto e iniziamo ad aprire i nostri amichetti. Questi poi ovviamente le foto le vedrete, se vi iscriverete al gruppo I Nendorini vedrete le foto, e perché poi in questo gruppo noi facciamo fotostorie divertenti, video, insomma cose così. Allora, chi apriamo per prima? Non saprei, io aprirei quello che mi piace un po' meno, cioè Germania. Italia penso che lo aprirò per ultimo, perché quello era quello che desideravo di più, più bello. Comunque questo è Germania, perché tecnicamente nell'anime Germania, Italia e Giappone era tipo il trio, no? L'alleanza, diciamo. E dunque, queste sono le sue faccine, cioè i suoi plate aggiuntivi, che sono questa, vedete? E questa qui. Non so se si vede di qua. Ah, qua si vede meglio. Che carino. Cioè, mi piace di più con i capelli tirati in avanti che con i capelli tirati indietro, sinceramente. Però, ogni Nendoroid di questa serie si riuscita... vabbè. Qua, se vedete, ogni Nendoroid di questa serie è tipo ha una specie di stereotipo di quel paese, cioè tipo per esempio appunto la Germania, birra, oppure tipo Giappone per esempio c'aveva il gatto, perché i giapponesi amano i gatti, e la macchina fotografica, sì, ci sta, perché appunto i giapponesi fanno sempre un sacco di foto. Italia, il stereotipo dell'Italia qual è? Ovviamente, cosa c'è? Pizza, no? Pizza e pasta. No, pasta qui c'ha, non ha la pizza. C'ha la pasta al pomodoro. Pasta al pomodoro e la bandierina bianca. Sì, perché bandierina bianca? Secondo me, perché appunto l'Italia è un paese, diciamo, pacifista, che non ama la guerra. Sì, ci sta. Comunque, andiamo avanti, andiamo per gradi. Apriamo prima Germania, va? E vediamo di fare abbastanza veloce, perché non voglio che duri questo video, duri un'eternità, ecco. Dunque, per aprirle, vedete, sono semplici da aprire. Non ci sono fili, non ci sono... Vabbè, scotch ci sarà sicuramente, ma... Vedete, all'interno c'è il solito bigliettino con i vari pezzetti, ma non ci interessa. Eccolo qua, che carino lo scotch. Dov'è che ci sarà lo scotch? No, non c'è, perché questo è usato.
c'è lo stand. C'è lo stand, ma penso che lo lascerò dentro. Non so se tirarlo fuori. Comunque, cioè, ragazzi, cioè, ma questo giapponese che c'aveva questo bambolo, non lo so, non ci ha mai giocato. C'è ancora la plastica. Allora, diffidate dai bootleg che vendono online, perché i bootleg non hanno tutte queste cartine trasparenti come gli originali. Gli originali di solito ce li hanno 3000 cartine, devi tipo smontarlo in 1000 pezzi per togliergliele tutte. Ecco qua, adesso smontiamo anche la parte dei capelli. Durissimo, si vede che è nuovo. Aiuto, come faccio? Vabbè, lo sfilo così che faccio prima. Ok, che carino. Scusate, non si vede una mazza perché ho le tende tirate, perché c'è il sole. Lui è molto carino, devo dire. Oh, c'è anche gli occhialetti. Fammi vedere come sta con gli occhialetti. No, vabbè. Sì, già adoro. Effettivamente, no. Sì, carino, dai. Mi sa proprio di persona seria. Beh sì, perché effettivamente i tedeschi. Allora, lui arriva con le sue braccina conserte. Vediamo, mettiamole, che sono curiosa. Visto che sono qua, gliele montiamo. Ok. È fighissimo. Sembra molto autoritario, effettivamente. Ah, qui c'è la bandierina tedesca. Beh, anche qui. Poi lui arriva con accessori, ce ne ha due. Aspetta che lo... ci sta in piedi da solo? Secondo me sì, perché ai piedini piatti i soliti maschietti dovrebbero... anzi, vabbè, mettiamogli lo stand, va, che facciamo? Questo è lo stand nuovo della Good Smile, senza doverli, diciamo, per forza piazzarli nel loro stand. Sono comodissimi. Dicevo, lui arriva con questo libro. Ovviamente la birra, manco a dirlo. E c'ha delle manine in più, braccine in più, scusate. Ah, queste qui per reggere il... queste sono per reggere il libro. Sì, sono quelle per reggere il libro. Ma che carina! Arriva con questa faccina. Sì, vabbè. Tipo, queste sono le facce che fa quando Italia fa il... quando fa lo stupido, diciamo. Poi, ah, ecco, questa è la parte davanti dei capelli, insomma, è più carina. E poi ha questo plait carino, devo dire che è veramente carino, forse il più bruttino di tutti per questi personaggi. Quello che mi piace, diciamo, quello che mi piace meno, non quello più bruttino, quello che mi piace meno è UK, cioè Inghilterra. Ma perché? Boh, forse perché c'ha tipo il triplo ciglio, non lo so. No, scusi, triplo sopracciglio. Comunque, aspettate che metto via. No, aspettate un secondo, così faccio spazio, se no un casino. Teniamo tutte le plastiche, plastichine, plastichette. Non si sa mai nella vita. Ok, metto via. E vi faccio vedere meglio il bambolo. Il mio bambolo. Dio mio, speriamo che di non fare un video lunghissimo, ragazzi, perché sono 3 da aprire. Semmai quelli lì stoppo i video e li apro. Non faccio prima. Comunque, questo è lui, guardate che carino. No, vabbè, lo faccio vedere bene bene. Pucciosissimo. Aspettate che metto bene a posto gli occhiali. Allora, io amo gli uomini con gli occhiali. E devo dire che è proprio carino. Sì,
Approvato, questo è approvato, veramente. Germania carino molto, tantissimo. Allora, adesso lo mettiamo qui vicino a Giappone. Oh, non vi suicidate, raga. Giappone già non gli sta molto simpatico, già capito. Ok. Questi poi dopo li metterò ovviamente nelle mie scatoline, perché vedete io c'ho tutte le scatoline, faccio vedere. Beh, questa è soltanto una con tutti i play-it. Ne ho altre due piene di play-it. Adesso queste le caccio già qua dentro, così vediamo un po' separate anche queste. Insomma, tutte le cosine, gli accessori, così io le caccio tutti. Ok, perfetto. Apriamo, adesso apriamo, oddio, apriamo Giappone. Apriamo Giappone. Allora, beh, lui vi ha fatto vedere, c'è la macchina fotografica. Ah, questa faccina mi piace un sacco. Non sono uguali le faccine, no. Aspettate, forse. No, sono diverse, perché questa qui è un po', diciamo, un po' di guanciotte. Eh sì, sono diversi. Simili, ma diversi. Apriamole. Anche questa è carina come faccina. Allora, lui. Oh, lui è praticamente è proprio un nuovo impaccato. Cioè di intonso proprio, perché c'è ancora il sigillo chiuso, quindi non l'ha mai aperto proprio questo. Bene, andiamo ad aprirlo. Sono già 16 minuti, raga. Velocizziamo, velocizziamo. Ok, lui c'ha lo sfondo. Perché c'ha lo sfondo rosa? Allora, dunque, lui arriva con questo stand, con fiori di sakura, beh, logicamente. Quell'altro non mi ricordo, penso che ce l'avessi uguale. Eccoci. Allora, prendiamo questo plate. Oh, che carino. Questo è bellissimo. Proprio l'espressione tipica giapponese. Calm. Keep calm. Poi abbiamo questa è bellissima, sì, questa rappresenta perfettamente il carattere dei giapponesi, sempre imbarazzati, timidini, ma infatti ce lo vedo bene lui proprio, è bellissimo, aspettate che tolgo via la plastica, vedete c'è un po' una somiglianza, eh sì, sono simili, vedete, la faccia diciamo base è uguale. Però questa c'ha le guanciottine rosse, questa è normale. Ma vabbè, dai, lo stesso. Va benissimo, perché così posso utilizzarle entrambe. Ok, prendiamo. Oh, wow! No, questo qui però comunque è bellissimo, con l'abito cerimoniale. Stupendo. Stupendo. Infatti lo volevo troppo anche questo. Questo cosa c'ha di accessori? Andiamo un poco a vedere. Allora, c'ha la manina con. Aspetta che metto. Gli metto il coso qua. Ops. Andiamo a mettere. Ok. Lo mettiamo in piedi lì. Ok. Allora lui arriva. Che accessori? Oh, adesso tirarli fuori. Arriva con la macchinetta fotografica. No, una reflex, ovviamente. Poi varie manine opzionali. Braccine, anzi. Ah sì, ha le stesse braccine di quell'altro, però ce le ha fatte così. Aiuto. Ecco, facciamo così, facciamo prima. Se no ci metto un'eternità. Allora arriva con la spadina. Così, invece quell'altro aveva. Adesso la spadina è fatta così col fodero. Questo c'è la normale. Carina. Poi ha queste braccine, le braccine piegate, ok, per tenere in braccio il micetto. Oh, che carino, ma che puccino, questo gattino. Poi anche lui arriva con le manine così, che praticamente sono queste, così. Anche quell'altra versione ha le stesse manine fatte così.
situazione proprio. Corinne e Corinne. Ok, ora mettiamo via. Ok, tra fuori gli accessori. Perché appunto voglio aprire Italia. Sono stracuriosa. Ok, allora aspettate che faccio così. Faccio così. Ok. E ora mettiamo via queste faccine, mettiamo via tutti gli accessorini, giusto per fare un po' di ordine, perché sennò è un casino. E apriamo finalmente, finalmente tra le mie mani. Lo cercavo troppo perché io ci voglio fare troppe gag divertenti con Italia e Giappone, tipo un po' le differenze tra i vari. Basti. Bene, perfetto. Allora, lui, vi ho fatto vedere prima, vi arriva con queste due faccine, questa che sorride mentre mangia la pasta e questa che piange. Beh, sì, ma noi siamo dei piagnoni, non lo so. Può essere. Che strani, veramente. Cioè, proprio loro ci vedono come mangia pasta, mangia pizza. Lui c'ha lo sfondo arancione. E allora, oh, vediamo cosa c'ha lui. Una margherita c'ha. Una margherita? Non so. Liberiamolo, liberiamolo. Allora, andiamo a riprendere i suoi plates. Allora. Oh, ma è bellissimo. No, vabbè, ma guardate che carino. Cos'è sta faccia tutta sudata che piange? Cioè, capisco il pianto, ma perché il sudore? Non lo, ma perché? Forse perché sudiamo? Non so, vabbè. Poi abbiamo questa facciolina sorridente, è contenta di mangiarsi la pasta. La pasta al pomodoro. Dov'è? Cos'è questo? Allora, dov'è? Prendiamo intanto fuori l'uva. Che carino, vabbè. È adorabile. Togliamo le plastichine. Io amo, amo questo personaggio. Perché nell'anime è proprio stupido. Cioè, l'hanno dipinto come una persona proprio sempliciona, stupidina. Sì, è proprio carino lì. Oh, c'è il simbolino dell'Italia, sì! Troppo puccio, lo faccio vedere. Poi c'è questo ricciolino proprio così. È buffissimo, veramente troppo, troppo, troppo carino Italia. Ed è anche quello più difficile da trovare in vendita. Perché? Perché i giapponesi invece che comprare, lo so, è una cosa stupida mia. Cioè, però. È più logico che tipo, i giapponesi apprezzino più, diciamo, il personaggio che rappresenta il Giappone, no? Io penso da me. E invece comprano tutti Italia, vabbè. Perché è appunto il personaggio principale Italia. Poi è divertente e simpatico. Manco a dirlo. Ah, questo è il cappellino. Che poi andrebbe infilato. Il cappellino c'ha questa specie di. Ma tutti gli accessori per i capelli hanno questa. Vedete questa. Aspettate. Questa cosa di plastica. Che va infilata letteralmente qua, diciamo, se riesco a tirarlo, ecco, ok, vedete? Va infilata qui in mezzo, vedete? Rimane il capellino qui, datemi un, ok, ci metto questo di stand perché non ne ho altri, infatti questo devo andare a comprare. Cioè, veramente è cucciosissimo. Mettiamolo lì e tiriamo fuori il resto degli accessori. Opla! Cos'è uscito? Allora, questa qua è la manina che tiene in mano il piatto di pasta e la forchettina è minuscola, adesso ve la faccio vedere comunque. Questo qua lo mettiamo qua.
giusto? Sì. Allora, questa è la manina che tiene appunto il piattino di pasta. Non la faccio vedere meglio, non mi mette molto a fuoco sto telefono, maledetto. Poi c'è la bandierina che va infilata qua nell'altra manina. Vedete? Carino. E poi abbiamo la forchettina micro. Ups, piccolissima. E poi abbiamo questo qua che penso che sia. Oh, fatemi vedere se è il cambio. Ah, ok. Ops. Questo qua è una gambetta, vi faccio vedere. Perché in alcuni si possono anche cambiare. Vieni fuori. Adesso se riesco a tirarlo perché non ho capito come si fa. Vabbè, comunque c'è questa parte qui che è la gamba piegata e adesso devo capire come si fa a smontare questa gamba perché è fatta diversa dagli altri Nendoroid. Oddio, scusatemi. Devo capire come si fa a smontare. Il piedino l'ho smontato, però non devo capire come si smonta la gamba senza romperlo, che non vorrei fare danni io che sono la donna dei danni. Spacco tutto. No, non è vero, ho detto non c'è. Vabbè, comunque c'è sta gambina opzionale, come hanno quasi tutte le Nendoroid, vi faccio vedere. Un esempio di gambina piegata, vedete? Tutte le Nendoroid che comprate o acquistate hanno sempre una gambina opzionale in più piegata. Lui ce l'ha, ma è fatta diversa e devo capire come fare per smontarla. Adesso guardiamo qua. Non so, non me lo fa vedere. Ah, vedete? Cioè, vedete, qua si vede. Ci guardo un po' con calma. Lui ha anche, ah, bellissimo, c'ha anche il ciuffetto aggiuntivo. Ok. Oh, ma che carino, c'ha il ciuffetto aggiuntivo che fa forma tipo cuoricino. Si fa, si smonta, non voglio romperlo. No, si smonta facilmente, non vedete. Non lo so cosa forma, forma tipo un, non lo so se è un cuoricino o un fumettino. Bellissimo. No, è stupendo, raga. Troppo, troppo, troppo carino. E niente, mettiamo via. Aspettate che metto via un attimino. Aspettate, aspettate, aspettate. Ne vedo altri, no, aspettate, no, 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 non è finito il video. Ma ce ne sono altri! Ci sono altri ciuffetti! Sono tutti diversi. Ah no, forse sono. Ah no, forse sono ricambi. Cioè, sono uguali. Si vedete, sono uguali. Ma non so perché ce ne abbiano messi due, forse perché pensano che se si dovessero mai rompere, hanno pensato a me. Che carino. Comunque, scherzi a parte. Ok, andiamo alla scatolina e li mettiamo tutti e tre qui. Tutti qui e tre insieme. Uno, due, tre. E niente, questi plate invece li mettiamo nella loro scatolina qua. Facciamo un po' di pulizia perché logicamente, se no io perdo tutto, raga. Quindi. Eccoci qua. Allora, lui non c'entra niente perché lui, vabbè. E niente, questi sono i personaggi. Questi
Italia, Giappone e Germania. Quale dei tre vi piace di più? Ditemelo, ditemelo. Quale dei tre vi piace di più? Ma è sicuramente Italia. Italia e Giappone, top. Anche lui è carino, ma in Germania non conosco bene, diciamo, il personaggio. Devo ancora guardare bene l'anime, quindi poi vi dirò. Comunque fatemi sapere se avete visto l'anime, se non l'avete visto, guardate perché fa ridere, certo, più demenziale, poi racconta un po' sulla guerra mondiale, però diciamo in chiave più ironica, ecco. E niente, fatemi sapere quale appunto vi piace di più di questi tre. Vi ringrazio per aver visto, per essere arrivati qui fino alla fine del video, che è durato una vita e mezzo, mi dispiace. Forse molti di voi non ci arriveranno alla fine di questo video, si saranno rotti le scatole molto prima. Comunque va bene. E niente, quindi niente, ci vediamo poi al prossimo video. Non so quando arriverà la prossima Android, chissà, perché ho ovviamente in programma di prenderne altre, soprattutto una Minku molto molto carina. Adesso non so se vi metterò l'immagine qua di questa nuova Minku, che dovrebbe uscire adesso tra 2 settimane, che è stupenda. E niente, iscrivetevi ai canali Facebook I Nendorini e Sugar Cups e Miniature, dove io metterò tutte le foto storie, le gag tra di loro e anche il mio Nendoroid, dove trovate anche appunto le foto e le foto storie e video carini e divertenti. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!